anzi dovete parlare, raccontarci. Grazie. Ci piace e ci intriga questa vostra sentita partecipazione per affrontare un pacchetto del genere, da qui e dall'altro lato, Panis Pompei o anche altre cose. La valle del Sarno può essere considerato l'orto botanico più antico del mondo. Un orto botanico che affonda le sue radici in 2000 anni fa. Infatti abbiamo il cipollotto di Pompei, che è il prodotto DOP più antico della storia dell'umanità, riprodotto nell'orario della casa del Sarno, dell'orario della casa del Sarno, per cui è una testimonianza antichissima. Poi abbiamo tanti altri prodotti di cui essere orgogliosi, come la rapa selvatica, il cavolo, che era utilizzato sia in cosmesi, in medicina, che nell'alimentazione. E poi le varie forme di panis pompeiano, il vino celeberrimo allora e ancora adesso, e poi gli ortaggi, i melograni. Una ricerca accuratissima non solo come verzure, ma anche e soprattutto come suppellettili, dalle lucerne ai contenitori in rame, al papiro, a figure sdraiate. Santo la reputa in opera durante il banchetto, perché forse non tutti sanno che Pompei è stata dominata sia dagli Osci che dagli Etruschi e poi dai Sanniti. Questo è un oggetto particolare della storia di Pompei, è quadrato di Sator, riprodotto in una corte della palestra grande di Pompei. È un palindromo, nel senso che le parole si possono leggere da destra a sinistra e dall'alto in basso. Con questi ingredienti che cosa produciamo? C'è tutto esposto. Tutta la... andiamo a vederci. Possiamo... sì, andiamo dall'altro lato. Sì. Cosa perché di emozione? È semplicissimo. No, faccio una battuta con questo splendido. Sono prodotti che conosciamo anche in maniera internazionale, perché loro hanno avuto il piacere, la fortuna, la gioia di seguire le mostre di Pompei anche all'estero. Vero? Dove abbiamo, siete stati? Abbiamo esportato Pompei a Londra, alla City di Londra, abbiamo fatto un evento a Parigi, siamo stati in Lituania, a Vilnius. Niente, abbiamo molto facilmente portato... E oltre al fascino delle opere archeologiche esposte, il pubblico si trovava ad avere contatto con quello che abbiamo visto ed era un'emozione in più. I cereali, la presenza dei cereali a Pompei era presente con il farro, e loro grazie al farro iniziarono a fare tanti tipi di pane. Facevano il pane in base alle classi sociali, il pane in base ai ricchi, ai poveri, ai marinai. Facevano addirittura il pane per i cani, la classica galletta dura, e noi abbiamo ricavato queste ricette grazie ai mosaici, agli affreschi, ai calchi che abbiamo trovato, che erano con i denti intatti, perché non c'era presente di zucchero. Loro mangiavano miele, noci, come abbiamo visto sulla tavola in bandita. Forse un po' consumati, ma non cariati sicuramente. Assolutamente sì, si moriva di infezione a Pompei, ma non era brutto. Quella è una ricetta che ha fatto Gianmarco. Queste sono delle uova di guardia. I romani solitamente iniziavano i loro pasti con le uova. E qui abbiamo un uovo di guaglia marinato al garum, fa una marinatura di circa 3 giorni, questa è una ricetta che ci è giunta a noi da Picio, e l'ho accompagnato con un pane alessandrino, che ho fatto anche questo con farina di farro integrale, insaporito poi con miele d'acacia, aglio, e timo e rosmarino. Per gustare le vostre pietanze, dove devo venire? Le vogliamo dire al nostro pubblico? Dove possiamo incontrarci? Dove fare degli acquisti? Dove assaggiare questi prodotti da ristoratori e da ristoratori? Questi prodotti li trovate da noi, Mastro Fornario, Esposito a Via Lepanto, anche le marmellate che abbiamo abbinato al nostro panis. In esclusiva siamo presenti solo da noi, perché abbiamo voluto fare questa scelta commerciale di non dare il panis Pompei in vendita a nessuna parte, unica sede Via Lepanto Pompei. Per quanto riguarda la rievocazione storica, il gruppo storico Oplontino con sede a Torre Annunziata, l'antica Oplontis. Grazie signori. Allora, ci siamo passati ai vini. Che cosa abbiamo stasera? Stasera in degustazione abbiamo due vini campani.
di Pompei, l'azienda Bosco dei Medici, rappresentata dalla famiglia Palomba, con una lacrima Cristi bianca e un Pompei rosso. Il Pompei rosso con vitigno piedi rosso, 100%. La lacrima invece con due vitigni autoctoni di coda di volpe e di falanghina. Perfetto. Dove ti troviamo? L'azienda ha una rivendita diretta ed è rappresentata da vari agenti. In distribuzione siamo anche al panificio, appunto, forno Maestro Fornaio Esposito. Grazie. Grazie a lei. Amano profondamente la Campania, Pompei in particolare Napoli, dalla quale poi Picasso ha preso spunto per creare un balletto di Pulcinella. Quindi ha usato i costumi, gli odori, gli alimenti, tutto quello che rifigurava poi la nostra napoletanità, perché io quando dico io sono napoletano, quindi, e quindi poco meridionalista, sono meridionalista e poco diciamo tolleranti con quelli che hanno una forma di razzismo verso di noi, verso il sud, verso i nostri giovani, perché noi non abbiamo nulla, assolutamente nulla da vederci vergognare. Sono altri che si devono vergognare, sono quelli che ci amministrano quotidianamente che si devono vergognare, perché noi abbiamo un patrimonio che è di una vastità, non solo di materiali, ma di menti, di giovani che sono altamente capaci. Perché non possiamo farlo? Quando io chiamo, e ripeto, chiamo Mosca, chiamo San Pietroburgo, loro vengono subito, sono estasiati. E l'ultimo, tra poco, il 9 aprile, dal 9 al 14, il maggior responsabile di tutti i balletti del Bolshoi di Mosca, Alexander Petukov, che è questo grande maestro del Bolshoi, sarà a Pompei.